Spero che si senta qualcosa. Benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto Salvatore Natoli e Adriano Fabris. Adriano Fabris, come ricordate, è ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa, dove insegna anche etica della comunicazione. Su questo argomento ha pubblicato Comunicazione e mediazione interculturale, etica della comunicazione interculturale, e guida le etiche della comunicazione, ricerche, documenti, codici. Spesso nostro ospite, anche come presentatore del professor Natoli, nel 2007 sottopose alla nostra attenzione un bel libro che faremo meglio ogni tanto a rileggere, Etica della comunicazione. Il tema della comunicazione, infatti, è quanto mai attuale al giorno d'oggi. Quindi, oggi più che mai, l'agire comunicativo richiede di essere definito, regolato e orientato. Tra gli altri suoi libri ricordiamo Filosofia del peccato originale, Essere e tempo di Degger, Introduzione alla lettura. Salvatore Natoli, che tutti conosciamo, è uno dei maggiori filosofi del nostro tempo, naturalmente. Laureato presso l'Università Cattolica di Milano, in Storia della Filosofia, attualmente insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano, Bicocca. Natoli, inutile, lo sapete, annovero fra i suoi maestri, Severino, Gustavo Contadini, Mancini, ecco, quello che ci interessa molto, si distingue nel panorama filosofico italiano e anche internazionale per la sua indagine incessante sullo stare al mondo, in serrato dibattito e confronto con il cristianesimo, approdando ad una nozione di etica del tutto singolare e radicata nell'ontologia prima che nella deontologia. I suoi libri sono diventati dei classici e fra questi ricordiamo Il cristianesimo di un non credente. Lo ricordiamo perché l'abbiamo avuto come oggetto di riflessione fra noi nel 2004. E nel cristianesimo di un non credente continuava il confronto tra la sua etica del finito e il cristianesimo dopo la vittoria della secolarizzazione e la sconfitta della cristianità. Il cristianesimo di Natoli sopravvive infatti in forma laica, profana. Parole della filosofia o dell'arte del militare, tra noi nel 2005, è stato bello e desidero ricordartelo perché nel riproporre alcune grandi parole della filosofia, il libro intendeva e intende offrire ai lettori materiale per pensare e soprattutto l'occasione per elaborare in modo libero, originale e da soli la ricchezza semantica e simbolica della tradizione. Il libro è soprattutto un invito per la filosofia per chiunque lo legga ad apprendere la necessità di un uso ponderato delle parole per capire il mondo. Il dizionario dei vizi e delle virtù guida la formazione del carattere, per noi nel 2006. Sono due opere che, attraverso un'inedita terminologia della morale, ci orientano voce per voce entro le credenze da cui scaturiscono le regole di condotta e le opzioni etiche personali. La filosofia, quindi, in primo luogo, un'interrogazione sul mondo e quindi sullo stare al mondo, sul modo di rapportarsi con la natura, con se stessi e con gli altri. La salvezza senza fede, nel 2008, è stato un confronto con il cristianesimo che ha approdato una nozione di etica che è essenzialmente etica del dono, della responsabilità, dell'apertura alla reciprocità. Una riflessione sulla possibilità per l'uomo contemporaneo di abitare il mondo senza fughe per un'improbabile trascendenza. Etica del finito vuol dire infatti comprendersi a partire dalla consapevolezza della propria mortalità. Edipo e Giobbe, Contraddizione e paradosso, nel 2009, e questi due protagonisti sono modelli di saggezza perché ormai attuale. È molto interessante aver mostrato come oggi Edipo possa fare proprio le domande incalzanti di Giobbe, Giobbe possa riconoscere nel proprio dolore un male a cui far fronte con i consimili in una fraternità orizzontale. Il libro che oggi è oggetto arrivo, ma ero troppo entusiasta e non potevo fare a meno di ricordare anche gli altri,
libro che oggi è oggetto della nostra riflessione, conclude una trilogia sul mondo, iniziata con Stare al mondo, escursione nel tempo presente, dove Natoli ci ha offerto delle insolite carte da viaggio verso una maggiore consapevolezza di quello che siamo e del mondo che viviamo, Il crollo del mondo, dove la questione mondo è stata letta alla luce della tradizione giudaica e cristiana e più specificamente alla luce del tema della salvezza, nella tensione tra attesa apocalittica e speranza escatologica, dove la fine coincide con il fine. Nel nuovo saggio, eccolo, attuale, il buon uso del mondo, Natoli compie un ulteriore passo nella sua accurata e densa indagine piena di suggestioni filosofiche e culturali sul buon uso del mondo, riflettendo se e quanto siamo effettivamente padroni di noi stessi in quello che abitualmente facciamo. Sulla base di sollecitazioni iniziali che ancora sono valide, illuminanti, Natoli suggerisce un'alternativa: emanciparsi dalla passività per diventare davvero liberi, praticare una nuova forma di ascesi che non è rifiuto del piacere e meno che mai rinuncia alla volubilità delle cose del mondo, ma è la giusta riserva di coscienza per distinguere ciò che davvero ci serve, e questo è importante, da ciò che ci asserve. È una pausa nella frettolosità del fare per divenire pieno padrone di noi e del nostro stesso agire. Una riflessione veramente autorevole, veramente appassionante sulle complesse leggi che governano la nostra vita quotidiana, nella convinzione di poter penetrare nelle sue pieghe e sciogliere per quanto possibile alcune sue ambiguità. Un libro che non dà facili soluzioni, ma che indica a ognuno di noi, con coraggio e lucidità, una strada da percorrere. Ancora grazie ai nostri